Siamo con il coordinatore regionale del movimento Io Amo l'Italia, Daniele Galli. Si avvicina ormai il giorno delle elezioni delle amministrative che riguarderanno diverse città del nostro territorio, Novara, Trecate, ma anche in province molto importanti come quella di Vercelli e la stessa città di Torino. Le elezioni, lo sappiamo, si terranno il 15-16 maggio. Come si comporterà il movimento di Io Amo l'Italia? Ci saremo. Ci saremo, penso, con delle liste credibili come siamo noi, delle liste che rappresentano con i candidati quelli che sono i valori che rappresenta Io Amo l'Italia, che poi si divide in maniera strutturale in Io Amo Trecate, Io Amo Novara, Io Amo Vercelli, Io Amo Torino. Tendiamo moltissimo a evidenziare il luogo dove ci presentiamo, ponendolo al centro della nostra attenzione. E che vuol è lo stesso rapporto che noi vogliamo avere con l'elettore, cioè poniamo al centro della nostra attenzione l'interesse dell'elettore. Potremmo dire io amo l'elettore. Cosa intendete fare sulla città di Novara? Correre da soli o in appoggio a qualche candidato? Noi E quale? abbiamo aperto dei rapporti, così, cercando di arrivare a un programma comune con delle forze di centrodestra. Essenzialmente abbiamo aperto dei rapporti con il candidato sindaco espresso dalla Lega, a cui abbiamo chiesto di poter recepire in toto determinati punti valoriali del nostro programma, che sono nient'altro che posizionare al centro dell'attenzione la persona, i valori etico-morali dovuti alla nostra tradizione giudaico-cattolica e cristiana, quelli che sono un rapporto di solidarietà chiaro, limpido, non bigotto, quello che è un discorso di ritorno sul territorio degli investimenti economici. E su Cioè, questo so che avete un punto essenziale nel vostro programma che proporrete agli alleati. sì, è quello di realizzare a Novara in concomitanza con queste grandi linee di comunicazione, sia su linea ferrata che su strada, su autostradale, quello che è un grosso centro di zona franca che consentirà l'insediamento di nuove industrie a compensazione del gravissimo deficit occupazionale che si sta verificando in questo periodo in provincia di Novara. La crisi del rubinetto, la crisi del tessile, la crisi del chimico, la crisi anche degli idrocarburi che sicuramente si manifesterà anche su Trecate, per cui dobbiamo aspettarci che ovviamente una diminuzione di quella che è la nostra capacità economica, che dobbiamo contrastare velocemente, pesantemente e tempestivamente con questa operazione di Porto So Franco. che poi un altro punto fondamentale è quello della trasparenza, ma parliamo di Trecate, perché invece lì avete scelto di correre da soli e non in appoggio? Perché c'è stata grande confusione in tutti i poli, c'è stata grande confusione nel centrodestra, grande confusione nel polo di sinistra, e perché noi pensavamo di poter, e pensiamo di poter rappresentare l'elettorato trecatese con Io Amo Trecate, e il nostro candidato sindaco è Giancarlo Rosina, una persona conosciutissima nell'ambito sportivo, nell'ambito sociale, nell'ambito anche delle organizzazioni, delle varie organizzazioni, sia sportive, sia ludiche, sia anche di carattere sociale. È una persona che ha le capacità per poter rappresentare i nostri valori nell'ambito del comune di Trecate e rappresentarli bene. A Trecate il centrodestra esce da una delusione pesante, da una cattiva amministrazione. E pertanto pensavamo che era importante distinguerci da quello che era stato il passato, no? Pur essendo gente che si rifà i valori, che dovrebbero caratterizzare tutto il centrodestra, ma ahimè molte volte non lo fanno, pensiamo che su Trecate sia d'obbligo morale correre da soli. Ovviamente da soli si intende in alleanza con altre liste civiche, con altri soggetti che si riconoscono nei nostri valori e nel nostro programma.